guys! Oggi faremo Never Have I Ever. In italiano è Hai mai? Abbiamo il sito internet con diverse domande e noi dobbiamo rispondere sì o no. Yes or no. Ok, iniziamo. Hai mai saltato da una scogliera? No. Io sono terrorizzata dai tuffi e dagli scivoli d'acqua. Credo di aver saltato da uno scoglio. Sì. La piccolina. Hai mai avuto uno strumento musicale? Sì. L'ukulele. L'ukulele e la tastiera. E il flauto. Io il flauto. L'avevo adesso. Non hai mai dimenticato il nome di qualcuno? Io non ce la faccio. Every time. Io non ce la posso fare. Poi quando ti presentano 60.000 persone. Sai perché? Ho letto che quando ti presenti non ti ricordi il nome dell'altra persona perché tu sei attento a come dici il tuo. Sì? Sì. Perché ti preoccupi come l'altra gente, come l'altra persona ti vede e quindi sei concentrato, ti può fare bella figura a te e non ti ricordi. Sei mai stata testimone di un crimine? Quasi. A New York, quando stavamo camminando abbiamo visto quella scappare dal... Non lo so cos'era successo, però quando eravamo a New York... Una delle prime sere. Eravamo uscite dall'Empire State Building. Stavamo camminando verso l'hotel. Era sera, buio. Sì, erano le 10 secondo me. E da un taxi ferma un semaforo rosso è uscita una donna correndo e urlando dicendo cos'è che diceva stammi lontano, sì. aiuto, stammi lontano. E un uomo ha versato l'incrocio. Sì, e un uomo è sceso per rincorrerla, quindi magari non so, la voleva uccidere. Non so. Hai mai bruciato una pizza? No, perché non le faccio io. Dai, a chi gliele fa? Io le compro. Perché il mio forno è un killer e uccide. Ricordi quella volta che abbiamo fatto la torta per la scuola? Tipo, cos'era, 10 minuti l'abbiamo tenuta dentro a 20 gradi. Sì. Quella volta che è colata giù o quella volta che si è abbrustita? Bruciata! Sì. Hai mai trovato attraente qualcuno che lavorava con te? La mia faccia. Stavo pensando, tutti i lavori che ho fatto, direi di no. Sì. Lo so io. Sì. All'inizio. Che c'era quello bello? Ah, sì. Ah! Ma l'ho visto solo per un giorno, quindi non so se conta. Però? Dato. Sì. Hai mai fatto snowboard? Hai mai controllato lo spelling e la grammatica prima di inviare qualcosa? Sì, sempre. Sì. Specialmente grazie al mio T9 che... Guarda che tu scrivi da cani, cioè... È perché io ho la tastiera in inglese e scrivo in italiano cambia le parole. Quindi io devo tradurre qualsiasi cosa tu mi scriva? Sì. Però solo con me, con gli altri magari scrive le virgole, i punti. No, dipende. Dipende. Hai mai avuto un appuntamento con qualcuno incontrato su un sito di incontri? Beh, era un sito di incontri. Sì, su internet. Tu che dici? Io dico quelle su chat. Era un sito di incontri, chatta. Sì. Hai mai perso un volo? No, ma ci siamo andati molto vicini a New York. No, sì. A Dublino poi. Sì. Sì, quando sono tornando da New York c'era stato, dovevamo fare lo scalo a Dublino e da Dublino a Bologna. E lo scalo era 2 ore qualcosa. Sì, solo che a New York è stato rimandato il volo perché c'era una tormenta, non so. Era temporale forte. E quindi l'aereo Dublino è arrivato più di 2 ore dopo. Sì,
quindi abbiamo corso, cioè lei appunto. Ho corso. Anch'io per metà, dopo alla fine mi sono arresa, ho detto vai avanti tu. Perché ovviamente quando arrivi in un aeroporto devi andare in un altro gate, il tuo gate è sempre quello più lontano. Hai mai barato mentre giocavi a qualcosa? Con la nonna, mentre giocavo a briscola io. Dai, due bravi. Nella PlayStation, l'unico gioco che ho giocato con la PlayStation, il gioco di Buffy, è tipo dovevi uccidere i vampiri e comunque dovevi andare avanti ai livelli. Solo che io non ho mai giocato con la PlayStation, non sono brava. E quindi ho guardato praticamente tutte le soluzioni su internet e devo ancora finirlo comunque. Hai mai visto un fantasma? No, e spero vivamente di non vederli. No, però mi piacerebbe. Sai quelle case tipo che dicono di festa? Io ci andrei. Non verresti con me, immagino. Questo video è stato divertente, mi è piaciuto. E spero che vi sia piaciuto anche voi. E come sempre ci vediamo la settimana prossima con un altro video. Ciao! Ciao! What's up you guys? Oggi faremo Never... Grammatica before. Prima! Sconosciuto. Ok, that was... Oh, perché vuoi in inglese?